Il linguaggio che produco è un giardino, o un orto, ma facciamo un giardino. C'è l'aiuola grande con le rose, c'è il vaso con un geranio, c'è un'altra aiuola più piccola con un'ortensia e così via, altri fiori in altri punti, a separarli forse dai vialetti, dai camminamenti di pietre. Tutti questi fiori non li ho certo inventati io, sono nati da semi che esistevano o da talee e virgulti che esistevano. Io li ho soltanto presi, disposti, curati. Curati. Di alcuni forse ho creato delle varianti che prima non c'erano. Così con questo mio linguaggio giardino io posso mostrare delle cose, posso dire guarda questo fiore come è. Questa è l'ortensia, là ci sono le rose, in quel vaso c'è il geranio che è cresciuto di quel colore e di quell'altro, forse. Forse perché un po' così l'ho fatto crescere io. Osserva com'è il mio geranio, è un geranio, ma è diverso. Per curare il giardino bisogna anche togliere, lasciare che ci siano questi camminamenti, sentieri, passaggi di pietre, quindi togliere delle erbe che crescerebbero lì spontaneamente. Questa operazione è sempre crudele, a volte si è tentati di non farlo e in qualche occasione non lo faccio, lascio che crescano erbe, sono curioso che erba misteriosa crescerà lì adesso e magari poi la prendo, la curo, la faccio diventare parte del giardino. Ogni tanto è bello non curare, non togliere subito tutto ciò che eccede. Se però smettessi completamente di curare il giardino del linguaggio, crescerebbe di tutto. Crescerebbe di tutto in grande quantità, soprattutto in grande quantità. Le erbe si accumulerebbero, erbe, altre erbe, arbusti di ogni tipo, tutto verrebbe coperto da una selva, da una vegetazione che io più non sarei in grado di riconoscere. Potrebbe essere un'ebbrezza distendersi in una selva inconoscibile, dove è cresciuta qualsiasi cosa a me ignota. Però poi dove sarebbe il mio linguaggio? Come potrei dire qualcosa a qualcuno? Come potrei dire lì ci sono le ortensie, sono cresciute in un certo modo, le ho cresciute in un certo modo, là c'è il vaso col geranio, osserva. Sarei immerso in una selva indescrivibile, sarei condannato a tacere per sempre. Forse sarebbe un bene, ma sarebbe anche la confusione finale, perché il linguaggio non curato cessa di esistere.